Buongiorno da Giulia Mancinelli. Una nuova scossa di terremoto ha interessato le Marche. La terra è tornata a tremare ieri nel Fermano con una scossa di magnitudo 4.0, l'epicentro a 3 km da Montalparo in provincia di Fermo ad una profondità di 22 km. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in buona parte della regione, compreso il senigallese. Non si segnalano danni a persone o cose. Un incidente ha coinvolto due auto ieri mattina in via Cimabue all'incrocio con via Lippi alla Cesanella, dove un Alfa Romeo Mito e una Fiat Panda si sono scontrate. Quest'ultima è finita ribaltata su un fianco. Leggermente ferita la conducente 65enne della Panda, illesa la conducente dell'Alfa Romeo. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche i vigili del fuoco e il 118. Sono iniziati i lavori di risanamento del selciato stradale di Piazza La Marmora. L'intervento si è reso necessario a causa delle cattive condizioni di conservazione della pavimentazione, diventato un pericolo per ciclisti e pedoni. A questi lavori, del costo di 60.000 euro, faranno seguito altri in via Testa Ferrata. Nuovo ciclo di incontri dell'amministrazione comunale nelle frazioni. Il sindaco Massimo Olivetti e la giunta incontreranno domani alle 21.15 i residenti di Borgo Passera. L'incontro si terrà nei locali del circolo ed è aperto a tutta la cittadinanza. Sarà inaugurata sabato alle 9 la nuova area giochi a Passo Ripe di Trecastelli. L'intervento vede l'installazione di 5 nuovi giochi inclusivi, ovvero fruibili da tutti i bambini, indipendentemente dal livello di abilità motoria. A tagliare il nastro sarà il sindaco Sebastianelli con l'amministrazione comunale. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.